Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video, all'interno del quale andremo ad analizzare gli affitti brevi. Innanzitutto capiamo che cosa sono gli affitti brevi. Gli affitti brevi sono una forma di affitto nella quale, al posto di affittare, come accade negli affitti tradizionali, un immobile ad un unico inquilino per un lasso di tempo variabile che può spaziare dall'anno fino ad una molteplicità di anni consecutivi, ad esempio 4 anni, 3 anni negli affitti tradizionali, nei contratti di affitto tradizionali, affittiamo il nostro immobile a notte o a settimana. Di conseguenza, in questo caso, il nostro immobile, al posto di avere un unico inquilino, come accade nei contratti di affitto tradizionali, avrà una molteplicità di inquilini durante l'anno solare. Ciò che cosa ci consente di fare? Ci consente ovviamente di affittare il nostro immobile a prezzi proporzionalmente più alti rispetto agli affitti tradizionali, in quanto al posto di avere un prezzo mensile o annuale, avremo un prezzo a notte. Quindi il nostro immobile non verrà affittato sulla base del canone d'affitto che chiederesti tradizionalmente per il tuo immobile, di conseguenza per esempio 800-1000 euro al mese, ma verrà affittato lo stesso identico immobile ad un prezzo quantificato a notte, quindi 80-100 euro. Questo ovviamente, per chiari calcoli matematici, ci consentirà di avere un'entrata decisamente più alta, in quanto possiamo coprire il canone d'affitto tradizionale che potremmo chiedere per il nostro immobile in una decina di giorni, e questo ci consentirà ovviamente di avere i restanti 20 giorni per generare un margine di profitto più alto. Molto spesso si sente parlare ultimamente di generare rendite con immobili di terze persone. Di conseguenza, generare delle entrate sfruttando gli affitti brevi senza materialmente possedere un immobile, senza essere proprietari di un immobile. Io, per esempio, non possiedo nessun immobile, non sono proprietario di nessun immobile, non ho mai acquistato un immobile, però genero rendite costanti da immobili di terze persone. Questo sfruttando due modelli di business. Abbiamo da un lato la sublocazione che ci consente di prendere in affitto un immobile per poi subaffittarlo a nostra volta a notte tramite appunto gli affitti brevi, e il property management, nel quale andiamo a gestire per conto del proprietario un immobile adibito ad affitti brevi. Nel caso della sublocazione, di conseguenza, andremo a stipulare un contratto di locazione tradizionale con il proprietario dell'immobile stesso, all'interno del quale deve essere inclusa la clausola di sublocazione. La clausola di sublocazione che ci consente di svolgere la nostra attività nel totale rispetto della legge, quindi con il consenso del proprietario. Nel caso del property management, invece, andremo a stipulare un mandato di gestione in cui il proprietario dell'immobile cede la gestione dell'immobile a noi, e noi ci occuperemo effettivamente dello svolgimento a 360 gradi dell'attività. Di conseguenza, andremo ad occuparci della comunicazione con l'ospite, alla gestione del check-in e del check-out dell'ospite, alla gestione eventualmente anche della parte burocratica alle spalle appunto dell'attività degli affitti brevi. Nel caso della sublocazione, quindi, il nostro margine deriverà dalla differenza tra canone d'affitto pagato con il proprietario e fatturato generato effettivamente dall'immobile. Quindi ovviamente possiamo avere dei margini importanti considerando il sovrapprezzo che vi è tra appunto canone di locazione richiesto dal proprietario e effettivamente prezzo a notte della nostra struttura. D'altro canto, nel caso del property management, il nostro guadagno starà in una percentuale stabilita con il proprietario che tendenzialmente spazia tra il 15 e il 35-40%, questa percentuale che viene calcolata effettivamente sul fatturato lordo dell'andamento dell'immobile. Quindi nel caso di un immobile che viene affittato a 3.000 euro al mese attraverso appunto gli affitti brevi, con una percentuale del 20%, un property management percepirebbe 600 euro senza aver
investito un singolo euro, solo lavorando per conto del proprietario. Ovviamente gli introiti che ci possono essere negli affitti brevi sono molto elevati, d'altro canto ovviamente l'impegno è più elevato rispetto ad un affitto tradizionale in cui vi è un unico inquilino per un lasso di tempo più lungo. C'è da dire che il grosso vantaggio che gioca a favore di chi vuole iniziare l'attività di affitti brevi è sicuramente il fatto che vi siano le OTA. OTA come per esempio Airbnb, Booking, Verbo, che ci consentono di sponsorizzare gratuitamente il nostro immobile a turisti da tutto il mondo, facendo sì che ogni giorno, quotidianamente, arrivino prenotazioni alla nostra struttura, anche in periferia, costanti da turisti che vogliono pernottare nel nostro immobile. Se vuoi avere un'idea di quali possono essere gli introiti derivanti dagli affitti brevi, dai un'occhiata al video che ho preparato per te, all'interno del quale analizzo un mio immobile a Firenze e analizzo quali sono i costi che sostengo e le entrate che questo immobile mi ha portato. A presto!